Saranno 3 giorni dedicati all'arte a 360 gradi. La Galleria Se Perdo Te è pronta ad ospitare l'evento intitolato Al Prelato per ricordare il futuro, una iniziativa nata da un'idea del pittore Doro Catalani e della cantante Giovanna Donnini, che si svolgerà dal 1 al 3 luglio al Prelato di Fano. Sono 3 serate a temi diversi e siamo partiti dal concetto che l'arte nelle sue espressioni è come i vasi comunicanti, quindi l'idea di un quadro dal quale escono le emozioni che si trasformano in poesia, musica, danza, è un insieme di cose che devono cercare di risollevarsi un po'. Si partirà giovedì sera alle ore 21 con i volti dell'amore e le sue declinazioni. Ci sarà anche la testimonianza di un sacerdote, di una suora. Oltre un po' di picco, c'è un po' di qualcosa di piccantino, c'è, se no, va bene che ho il patrocinio della diocesi, ma c'ho anche il patrocinio del comune, dell'assessorato alla cultura e del turismo. Questa è la prima sera. La seconda sera, Cuore Nero, parlerà soprattutto dell'aspetto, diciamo, negativo dell'amore, quando fa soffrire, quindi la violenza sulle donne. Anche qui ci sarà una signora che racconterà delle cose. Poi la terza sera, quella che invece, diciamo, che dovrebbe dare il respiro finale, Ti chiamerò futuro. E sarà presente anche la cappella musicale del Duomo di Fano. I primi a credere nel progetto sono stati l'ente carnevalesca e il gruppo Albatros, come ci racconta il direttore artistico, che in quelle giornate metterà in mostra le sue opere inedite. Nel rispetto delle norme anti-Covid è obbligatoria la prenotazione. Tanti artisti e tante collaborazioni. Sì, abbiamo degli attori ormai comprovata fama, quindi abbiamo Lucilla Monaco, Enrico Spelta, Daniele Cecconi, varie generazioni tra l'altro. Ecco, poi abbiamo il soprano che ho detto prima, Giovanna Donini, tutti mi dicono, no, se lei vengo, vabbè, dico. Poi c'è il maestro Sauro Nicoletti al sax, che tutti conoscono, il maestro Stefano Baldelli, appunto il direttore del coro, e poi abbiamo 2 scuole di danza fanesi che lo conoscono tutti, la Vaganova e la Dance Academy, quindi seratona. La terza sera in più ci avremo uno che ho lanciato io, come direbbe Pippo Baudo, in un'altra manifestazione, Yabel Canute, suonatore di cora. E lì ci saranno le varie associazioni di volontariato di Fano e dei dintorni. Quindi una bella serata multietnica in questo caso.